Luigi, un momento importante e anche un momento di orgoglio. Sì, ma un momento importante che si mischia con l'emozione oggi, perché c'è tutto il passato, ci sono tutti quelli che hanno costruito, allora ritrovarsi e pensare diventa una cosa un po' emozionante, però con la gioia, certo, per avere toccato questo traguardo, che è un traguardo ma non una finale, perché c'è, questa è la bellezza esterna che, nella quale noi crediamo, ma c'è da costruire sempre di più i contenuti, e i contenuti bisogna guardare avanti, perché i ragazzi si rinnovano, crescono, hanno altre esigenze, quindi c'è un mondo che non finisce, questa è solo la scatola. Con un po' di enfasi avete chiamato questo centro il centro più bello del mondo. Del mondo no, ma d'Italia sì, nel senso che non c'è un centro, almeno così ci dicono tutti quelli che sono esperti e che sono venuti a visitarlo, non c'è un centro così completo nella sua interezza, senza contare che la nostra organizzazione va dall'anno zero per curare i bambini appena nati fino alla fine della vita, ed è presa in carico, allora questo sistema così totale non è previsto altrove. Ecco. Quanti sono gli assistiti? 2200 assistiti, fra piccoli, adulti, quelli che hanno bisogno di pochi giorni di terapia, quelli che vengono tutti i giorni, quelli che vengono al soggiorno estivo, quelli che vengono 2200 ora, ma oscillanti, perché c'è chi esce, c'è chi entra, c'è chi parte, quindi si è toccato anche punte di 2500 soggetti contemporaneamente assistiti dalla MAC. Insieme allo sforzo della MAC c'è stato quello dello sponsor a cui avete titolato il centro. Gli sponsor, diciamo, una famiglia privata, quella della famiglia Carrara, e l'altra è quella della Fondazione Cassa di Risparmio, che per la verità ci ha assistito anche nel tempo, e in due questa volta hanno dato la spinta. Poi ci sono tanti altri donatori che poi saranno in qualche modo segnalati nei nostri, diciamo, lapidi, le nostre strutture, che rimarranno per sempre, quelli che hanno costruito e fatto tutta quest'opera. Sì, c'è stata la partecipazione intensa di molte, a cominciare dai due sponsor principali. Un'altra eccellente della Toscana, anche se è una struttura privata, comunque è convenzionata con la regione, per cui si può considerare semi pubblica. Ma direi che sta proprio dentro il sistema pubblico, anche perché sul fronte della disabilità per noi è essenziale questa collaborazione tra pubblico e privato, in alcuni casi privato sociale, quindi direi un ottimo partenariato, dove il pubblico detta in qualche modo le linee della programmazione e controlla gli interventi, ma il privato attua e realizza con grande competenza e qualità, come nel caso della MAIC, gli interventi sulle persone con disabilità e con fragilità. E questo appunto è un grosso aiuto alla sanità pubblica, naturalmente. Non c'è dubbio, un grande aiuto, perché sicuramente, per quanto la sanità pubblica partecipi naturalmente al costo di questa struttura, c'è sempre una parte che ci aiuta a rendere servizi non solo a un prezzo concorrenziale, ma con una qualità particolare, che è dettata anche dalla presenza di tanti operatori appassionati. Io ho avuto modo di visitare altre volte questa struttura, non è la prima volta che sono qui e so che lavoro fanno, li ho visti lavorare con le persone, con i ragazzi, ho parlato con la gente, sono tutti molto contenti, e quindi credo sia davvero una grande ricchezza per questo territorio. Grazie. È una struttura non solo medicale, ma anche che rientra nel sociale. Certo, sicuramente, perché è sempre molto difficile il confine tra sociale e sanitario. Si tratta di situazioni dove, accanto ovviamente al problema oggettivo sanitario, c'è sempre un percorso che è legato a tutto ciò che è il vissuto di questa persona. Quindi ci sono percorsi di famiglie, di persone che vivono e, tra virgolette, subiscono una sorte di difficile che la vita gli ha provocato, quindi una struttura
al servizio non soltanto della malattia in sé, ma al servizio appunto di un percorso di inclusione sociale. Si può considerare un altro fiore all'occhiello di Pistoia questa struttura? Sicuramente, e credo che quando la sfida è stata pensata, credo ci fosse anche per chi si è avventurato un grande timore, perché è un'opera imponente, ha richiesto molte risorse. E il Comune sarà sicuramente al fianco. Sì, sì, certo, per noi, per quello che riguarda i presidi sul territorio, sono importanti. Questa è un po' la filosofia, un'interazione fra il privato e il pubblico, in particolare per il nostro territorio dopo l'apertura dell'ospedale, che è sostanzialmente un ospedale per acuzie, il territorio è importante. Su questo non l'abbiamo sempre detto, siamo indietro, quindi da parte nostra, credo anche da parte dell'ASL e della regione, ci sia tutto l'interesse a ampliare l'offerta sul territorio. Grazie. Una struttura che aiuta in tutti i sensi, anche dal punto di vista della Chiesa, non può essere che un riconoscimento importante. Sì, direi che possiamo considerarlo un frutto questo della Maike, che è venuto dalla seminagione del Vangelo dentro questo territorio, perché è proprio dal seme evangelico che è nata l'attenzione a chi in quei tempi non era ancora considerato, veniva anzi nascosto ed era un meno uomo. E quindi la fede, la forza del Vangelo che ha animato un uomo come Don Renato Gargini ha fatto sì che nascesse questa attenzione ai più sfortunati, per farli sentire veramente uomini capaci di dare il loro contributo. E questa opera che si è realizzata nel tempo, anche dal punto di vista, diciamo, strutturale, è un segno, secondo me, di questa fruttificazione del Vangelo. Ecco, lei ha parlato appunto di più sfortunati, possiamo parlare anche di ultimi, così come sono molte volte gli ammalati, per cui qui c'è un'attenzione anche agli ultimi. Sì, direi proprio di sì, perché la categoria degli ultimi va rimodulata ogni volta e bisogna tenere conto della situazione. Queste persone, da un certo punto di vista, secondo i canoni di una società diciamo che ha il culto del consumo, del benessere, possono considerarsi persone che in qualche modo vivono una vita non degna di essere vissuta. Invece l'amore, l'attenzione, la cura fa sì che il valore di queste persone sia messo davvero al posto giusto, cioè che siano davvero considerate persone capaci di ricevere e di dare amore. Allora, parlavamo con l'assessore che questo è un aiuto anche alla sanità toscana, e in questo caso principalmente su Pistoia, nel territorio limitrofo. La ASL non può essere che contenta di questa soluzione, di questa struttura che aiuta comunque. Sì, c'è una grandissima tradizione, grande competenza, per cui per noi Maike è inserita totalmente e dà un servizio importantissimo a fasce di popolazione svantaggiata, con problemi, con grande professionalità. Ecco, in termini concreti, che tipo di aiuto dà la ASL, cioè alla sanità pubblica? E interviene proprio dando un percorso sociosanitario ai soggetti portatori di handicap, di problematiche varie legate anche a problemi genetici, e con attività riabilitativa, anche lavorativa, quindi diciamo prende proprio in carico, dando importanti risultati sia sul paziente direttamente, ma aiutando anche molto le famiglie. È una bella soddisfazione avere un centro intitolato alla vostra famiglia. È una cosa grandissima, ci riempie il cuore d'orgoglio per quello che abbiamo fatto per la città e per la memoria dei nostri, mio fratello, mio marito e i suoi fratelli. È stato uno sforzo anche notevole che però vi ripaga. Che? È stato uno sforzo notevole che però vi ripaga. Certamente, certamente, è venuto dal cuore, perciò ripaga sempre. Grazie. Ciao la signora Giulietta, una bella soddisfazione questa realizzazione che ha visto tutto l'impegno vostro che vi ripaga con questa accoglienza, con queste persone che si dedicano. Ma è una cosa che ci fa un grandissimo piacere, è stata una gestazione lunga, difficile, nel quale c'è stato l'impegno di tutti, non solo da parte nostra ma anche delle istituzioni pubbliche, della Cassa della Fondazione,
la bravura di Luigi Bardelli a fare da cerniera fra questi mondi, e alla fine siamo arrivati a un risultato che è veramente importante. Sono felice che questo posto potrà dispensare tranquillità a tanta gente, e mi fa molto piacere che in questo tessuto sociale la solidarietà abbia una sua importanza. Grazie.